Era da un po', da un pochino di tempo che non ci trovavamo qui, non nel senso di a parlare eccetera eccetera, ma a registrare un video, perché solitamente per motivi di tempo vado a ricaricare quelle che sono le dirette che facciamo su Twitch. Ne approfitto per spammare Twitch per la prima volta da quando abbiamo iniziato questo format, perché ogni tanto su Twitch, una o due volte a settimana, a volte anche tre quando c'è tempo, andiamo a fare delle live in cui andiamo a controllare un po' di cose. C'è un terzo canale in cui ricarichiamo le live, ma all'interno di queste facciamo anche degli ispezioni, degli interventi nerd, sapete, se no non sareste qui, che ho questa grande passione, e quindi vado a vedere quello che succede e vado a tagliare e ricaricare direttamente la parte integrale. Ma un video pensato, parlato, chiacchierato era un po', in realtà non doveva esistere questo video, perché avevo in testa semplicemente di fare nuovamente la stessa cosa. Quindi vado a prendere il pezzettino di live, lo taglio, lo ricarico eccetera eccetera, perché oggi su Twitch abbiamo discusso di quella che è la novità del momento, veramente impattante per quanto riguarda il destino, il futuro di Pokémon, ma anche il passato, poi ne parleremo. Ma non ero così contento di come è venuta la live, perché ho bene o male semplicemente fatto la reaction a quelli che erano alcuni dei Pokémon che sono stati rivelati, i Betamon di terza generazione, i Betamon di quinta generazione, ma c'è stata poca ciccia, poca carne al fuoco. Quindi mi sono detto, al termine della live mi vedo costretto a registrare un piccolo video per parlare della situazione. Beh, che dire, ho già visto tanti content creators esprimersi sulla questione. Io credo che possa essere una sorta di divisione tra meraviglia e disastro. Parto dalla meraviglia, anzi parto dal disastro, dai. Partiamo prima col catastrofismo. Il disastro qual è? Che noi oggi abbiamo un gioco Pokémon annunciato e in uscita, dove non abbiamo alcun tipo di leak, zero leak, non abbiamo assolutamente informazioni, eppure su internet esiste già la versione completa. Abbiamo dei giochi ancora non annunciati, invece su internet abbiamo già delle informazioni, abbiamo già i nomi in codice, abbiamo già la decima generazione, che doveva essere secondo me il grande annuncio dei 30 anni di Pokémon, e siamo qui. Come si è arrivati a questo punto? Una fuga di dati, un hacker che è andato a rubare un terabyte di dati, documenti, materiali di Pokémon, praticamente tutto quello che c'era in Game Freak dalla generazione 3 appunto alla generazione 10. Non ho capito se è ufficiale la versione di un attacco phishing che avrebbe colpito un dipendente che c'è cascato dentro a piedi pari, però qui si apre poi anche una discussione se è davvero andata così su quelli che sono i sistemi di protezione e di sicurezza di un'azienda grande, solida, forte come dovrebbe essere in teoria Game Freak. Quindi un pochino mi puzza in realtà come versione, però chissà che non possa essere davvero questa confermata. Perché questa è una pessima notizia? Beh, non ha nemmeno senso stare qui a parlarne, no? Prima dicevamo abbiamo un titolo in uscita, non sappiamo niente. Beh, in realtà queste informazioni, questi dati rubati e trafugati sono già belli in rete, disponibili per essere aperti, o almeno perlomeno alcuni di essi, perché io non voglio farmi spoiler, quindi sto cercando di tenermi distante, lontano il più possibile da quelli che sono gli spoiler, però qualcosina ovviamente poi ti tocca andare a beccartelo, perché prima, mentre faceva la diretta, con la coda dell'occhio ho intravisto una frase che in realtà è uno spoiler, sì, ma che comunque mi potevo aspettare alla grandissima, su una versione di un Pokémon in particolare che dovrebbe essere presente in Leggende Pokémon ZA. Ma noi fino a ieri non avevamo alcun tipo di informazione sul gioco, invece oggi siamo qui che dobbiamo tapparci gli occhi per evitarci gli spoiler. Ma questa è la nostra versione. Noi che siamo gli utenti, noi che siamo gli utilizzatori, noi che siamo i fan, può aprirsi una parentesi e poi lo faremo per i content creator, ma io penso più che altro a Game Freak, a Pokémon Company. Cioè questi che per forza di cose per sviluppare un gioco devono partire con anni in anticipo, bisogna partire prima per cercare di essere pronti, di farsi trovare pronti per quando sarà il momento, e sono qui che si sono visti completamente annullato tutto. Cioè non possono esserci campagne marketing,
Il rischio è che ci sia il gioco completamente già tutto disponibile sul web prima ancora del lancio, ma prima ancora dei primi spoiler ufficiali. Non ha più senso neanche un metodo comunicativo come può essere un Pokémon Presents, una roba del genere, in cui vado a farti vedere delle ispezioni del gioco, ti carico tutto, vado a farti vedere un nuovo Pokémon, lo sappiamo già, vado a farti vedere una forma alternativa e chi se ne frega, è un mese che ne parliamo. Cioè, questa roba uccide completamente il marketing e questo sarà un danno incredibile per Game Freak e Pokémon Company, e ovviamente si staranno muovendo in maniera legale per cercare di evitare o comunque di contenere questa fuga di informazioni, perché se è stato trapelato un terabyte, secondo me con quello che è uscito fino adesso siamo circa a un paio di giga o poco più, perché abbiamo visto appunto gli sprites di Pokémon beta di terza, di quinta generazione, abbiamo visto alcune cose di X e Y per come erano stati pensati magari alcuni paesaggi, alcuni protagonisti, alcuni personaggi, ma alcune host, delle informazioni sull'anime, però per il momento di ciccia veramente grossa per fortuna c'è veramente poco, ma davvero poco. Se prima parlavamo del disastro, il disastro è questo ed è veramente un disastro incredibile, dall'altra parte abbiamo secondo me anche un piccolo lato positivo, perché tutto quello che riguarda il futuro e quello che verrà è un veramente disastro, uso ancora questo termine perché secondo me rende alla perfezione tutto quello che è successo in queste ore, ma dal punto di vista invece del passato, di scelte che poi non sono state portate a termine, di Pokémon che sono stati disegnati poi scartati o magari di determinate lore, di particolari giochi che dovevano essere programmati e invece poi non hanno mai visto la luce, quello è tutto materiale per me interessantissimo che solitamente non è destinato ad uscire. Vi faccio un esempio: abbiamo visto negli sprites di terza generazione che è confermato quella sorta di fusione tra Blaziken e Latias, e per anni noi abbiamo visto quel Pokémon perché veniva fuori dai bozzetti. Ora abbiamo visto che effettivamente quella roba lì era stata davvero pensata, non è che siamo impazziti e quella roba lì non era mai esistita, no no, certo, era una roba concreta assolutamente, quindi questo per me è già qualcosa di molto interessante. Un Pokémon che abbiamo visto in versione beta davvero da qualche anno dopo l'uscita della terza gen, oggi appare all'interno dei dati di gioco, appare all'interno di questa fuga di dati, abbiamo avuto anche lo sprite che è un po' particolare, questo Blaziken misto Latias che sembra un missile. Abbiamo visto gli starter come erano stati pensati di terza gen, questo secondo me è interessantissimo, ma ci saranno tantissime cose meravigliose da approfondire. E prima parlavamo dei content creator, io ho pensato al mio amico Saidonia e mi è venuto in mente quanto questa cosa possa essere stimolante, perché avrà materiale per credo un paio d'anni una volta rivelato tutto questo leak, se questo leak verrà tutto rivelato poi su internet, se tutto diventerà di dominio pubblico, se non verrà bloccato prima, perché ovviamente noi queste cose ancora non le possiamo sapere. Ci sono anche, per dire, dei dati di X e Y scartati, sappiamo che i giochi sono stati lasciati a metà, magari alcune di queste informazioni saranno riprese leggende, non lo so, vedremo, abbiamo soltanto da aspettare e cercare di capire che cosa succederà. Però per il materiale di tutto quello che è stato scartato eccetera eccetera, davvero può andare avanti per anni a incastrare loro come solo lui sa fare, come è bravissimo a fare, a raccontare, a mettere insieme dei pezzettini, a unire i puntini, meraviglioso. Dall'altra parte tutto quello che riguarda il teorizzare o cercare di capire un determinato titolo come potrà andare a finire, faccio un esempio: quando uscirono Alola, quindi Sole e Luna, che loro avevano appena aperto il canale tra l'altro, erano stati bravissimi a ipotizzare che potesse essere ambientato alle Hawaii, ed era dato dal fatto che si era analizzato il trailer che era stato mostrato, si è andati a prendere dei particolari che sono riconducibili al mondo nostro e quindi alle Hawaii, come per esempio i camioncini, le targhe eccetera eccetera, e si era capito che erano ambientati alle Hawaii. Tutto questo non lo potrai più fare, perché tu saprai già, la decima generazione sarà ambientata qui, avrà un tot numero di Pokémon, questi sono gli starter, questi sono i leggendari, queste sono le evoluzioni finali degli starter, queste sono le evoluzioni di Pokémon già presenti, forme alternative di altri, ma banalmente in ZA queste saranno le mega evoluzioni presenti,
a proposito di Mega Evoluzione, è stato confermato che Mega Jinx era davvero presente, era stato pensato davvero dentro i codici di gioco di XY. Lo sapevamo già perché era stato trovato il verso di Jinx associato al rumore della Mega Evoluzione, ma non sapevamo che effettivamente ci fossero delle statistiche, delle abilità, eccetera, eccetera. Non abbiamo il disegno perché è presente al suo posto un placeholder, però intanto abbiamo delle conferme su cose che abbiamo sempre detto, pensato, creduto negli anni precedenti. Quindi anche i content creator, da un certo punto di vista, siccome sguazzeranno all'interno di queste informazioni che verranno rivelate sul passato di Pokémon, su quello che poi non ha mai visto la luce, quello che la beta di Oro e Argento ci ha fatto veramente discutere per anni. Abbiamo visto cose, secondo me, bellissime. Dall'altro lato, tutto quello che invece è un processo creativo, un processo di evoluzione legato a quelli che saranno i prossimi progetti delle Pokémon Company e Game Freak rischia di saltare per aria. Quindi oggi ho una speranza, e cioè che possa essere spoilerato tutto quello che riguarda il passato di Pokémon e che possa essere invece tenuto sotto chiave in maniera segreta tutti quelli che sono i progetti legati a Leggende ZA, perché me lo vorrei godere tranquillamente senza la paura di trovare spoiler da qui a quando uscirà, e nemmeno sappiamo quando uscirà, quindi figuratevi se è possibile gestire questa cosa di spoiler, a maggior ragione della decima generazione, che non è stata nemmeno annunciata in questo momento, e che quindi stiamo parlando di qualcosa di molto 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 lontano dai giorni nostri. Quindi siamo di fronte alla più grande fuga di dati di sempre della storia di Pokémon. Io seguo Pokémon sul web, credo, da quando andavo alle scuole medie o giù di lì, quindi vi posso assicurare che tutto questo è qualcosa di molto pesante, di mai visto davvero, perché gli attacchi hacker di questo tipo sono roba da giorni nostri, e se era stato trafugato qualcosa in precedenza erano state sicuramente informazioni di poco conto. Qui invece stiamo parlando di un serissimo danno dal punto di vista marketing, ma anche dell'apertura di una scatola di cassetti, di ricordi, eccetera eccetera, che ci potrà fare molto molto bene. Sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. State attenti agli spoiler, vi auguro di non spoilerarvi davvero mai niente, ma allo stesso tempo vi invito ad andare a vedere tutti i design dei Pokémon che sono stati annunciati. Io ho scelto di non mettervi niente qui dal punto di vista grafico, voglio lasciarvi più spoiler free in assoluto, però era una discussione che dovevamo fare assolutamente. Le vostre opinioni qui sotto, e noi ci vediamo presto. Ciao. Fa effetto chiudere un video su Nerd Retro invece che tagliare una live e caricarlo e basta.